Museo del Gelato, il Gelato Museum, nasce con la missione di portare la cultura del gelato e la tecnologia all'estero e per far conoscere appunto il vero gelato italiano in tutto il mondo. Gelato nasce in Italia, e soprattutto da famiglie di Zoldani e Cadorini, quindi nella parte nord dell'Italia, e perché erano coloro probabilmente più vicini al freddo, al ghiaccio, alla neve. Non si può dire primo gelato, però chi ha creato la prima bevanda fredda sono stati gli egiziani. Voi mi direte come gli egiziani, dove trovavano il freddo? Dovete appunto sapere che re, regine e faraoni mandavano gli schiavi alla ricerca delle prime catene montuose, alla ricerca di neve e di ghiaccio, e con la neve e con il ghiaccio, con almeno quello che rimaneva, miscelavano frutta pestata, succo di frutta e creavano queste bevande fredde. E poi si è passati allo shrub e al primo gelato. Cosimo Ruggeri sembra lavorasse per la famosa Caterina de' Medici, regina di Francia, come alchimista, e ha creato per la prima volta il gelato al fior di latte. Poi sarà Bernardo Buontalenti con il candiero, una sorta di crema con l'aggiunta di vin santo, a creare questo gelato appunto alla crema che ancora oggi in molti, soprattutto in Toscana, riproducono. Le macchine che trovate all'interno del Gelato Museum sono macchine storiche. Abbiamo senz'altro le macchine Carpigiani, ovviamente essendo all'interno dell'azienda Carpigiani, che è nata nel 1946 grazie ai due fratelli Bruto e Poerio Carpigiani. E sono presenti diverse macchine, abbiamo per esempio una bellissima macchina per fare i coni. Oppure un carretto con cui in passato si vendeva il gelato per le strade. A inizio Novecento Bologna si è affermata come culla della meccanica e non a caso Otello Cattabriga, bolognese, ha creato la prima autogelatiera, una macchina che faceva gelato. Sempre a inizio Novecento sembra che a Bologna ci fossero dei bar che già servivano il gelato. All'interno del Gelato Museum abbiamo diversi laboratori, soprattutto per famiglie, ma anche bambini. Quello che facciamo con loro è creare queste antiche ricette fatte con succhi di frutta, neve e sale, e poi creare il vero e proprio gelato con una delle nostre macchine. Il laboratorio per i più piccolini è anche un gioco storia in cui una renna insieme ai suoi amici li porta a scoprire quali sono i fondamenti del gelato, come si crea un vero e proprio gelato. Per i bambini più grandi invece c'è una linea del tempo, i bambini devono ricordare dopo la visita in museo che cosa si è detto, quindi una sorta di esame, e poi anche loro riproducono le antiche ricette con succhi, frutta fresca e mangiano alla fine gelato. Nella testa dei bambini, prima di tutto, il gelato è una cosa meravigliosa e nessuno sa come è fatto il gelato, come si fa un gelato. Quindi diciamo che quando vedono la macchina che produce il gelato, ma soprattutto quando facciamo l'estrazione, quindi vedono la fuoriuscita del gelato, sono tutti molto entusiasti e rimangono a bocca aperta. E poi soprattutto nel momento in cui lo mangiano, il silenzio.